Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video su richiesta. Apriremo insieme l'uovo di Pasqua di Diabolik. Da quando io ho fatto vedere questo uovo sul mio canale YouTube, ma anche su altri social, mi sono arrivati dei messaggi in cui mi veniva chiesto espressamente di aprirlo insieme prima di Pasqua per vedere la sorpresa. Lo faccio volentieri perché comunque ho anche altre uova da aprire a Pasqua, quindi se ne apro uno prima non succede niente. Ho accolto quindi la vostra richiesta e adesso eccomi qui ad aprire l'uovo. Ci sposteremo sul mio tavolo perché adesso sto girando con il telefonino perché è un video improvvisato e veloce. Quindi andiamo subito a vedere insieme che cosa c'è qui dentro. Prima di aprirlo ve lo faccio vedere da vicino. È un uovo della Dolci Preziosi, finissimo cioccolato al latte, senza glutine, con sorpresa. Questa è la carta, molto semplice però di impatto, comunque nera con la scritta rossa. Io adesso lo apro, così vediamo cosa c'è dentro. Cerco di staccare l'etichetta lateralmente perché vorrei conservare la figura, perché comunque mi sembra molto carina. Questa è la dimensione dell'uovo, come vedete è anche abbastanza grande, non è un ovetto piccolo. E adesso vediamo subito cosa c'è all'interno. Sono anche riuscita ad aprirlo tutto sommato senza spaccare tutto, quindi è rimasto abbastanza intero. E qui c'è la bustina con il regalo. Direi che è un portachiavi con lo sguardo di Diabolik, molto carino. Adesso lo apro così lo vediamo meglio. Nell'etichetta ci sono le caratteristiche, il materiale utilizzato, dove è stato prodotto e questo è il portachiavi. Direi che è molto carino perché è anche abbastanza resistente, è un materiale spesso, non è un materiale sottile. E qui c'è proprio lo sguardo di Diabolik tipico, è un pochino bombato, quindi carino, direi che mi piace molto, sono soddisfatta di questa sorpresa. Fatemi sapere nei commenti se avevate mai visto questo uovo, se lo avete comprato, se leggevate i fumetti. Io comunque in ogni caso spero di avervi tenuto compagnia. Come sempre vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.